cosa fare quando piove. L'unica cosa che conta anche quando piove è divertirsi. Ecco il primo vincitore del Camel Trophy. Buongiorno amici, bentornati sul canale. Non so in che parte d'Italia viviate voi, ma se vivete a nord del Po, forse vi sarete resi conto che sono praticamente 3 mesi che piove ininterrottamente. E noi cosa facciamo? Rinunciamo ad uscire in bici? No, aspettiamo le finestre di sole? Tendenzialmente sì, ma se il tempo è un po' incerto, ecco un video che vi dà qualche consiglio su cosa fare quando piove. Prima di tutto, abbigliamento consono, quindi giacchetto impermeabile, zaino con copri zaino e poi occhiali. Sì, perché gli occhiali ci vanno sempre, perché anche se non c'è il sole ci proteggono da eventuali sassolini, fango, rami. Quindi consiglio occhiali, possibilmente con lente fotocromatica, tipo questi che vi ha mandato VictGol. VictGol è un sito di accessori per la bicicletta che ha prezzi interessanti. Questi sono appunto i loro occhiali da sole con lente fotocromatica. Adesso c'è un pochino di sole, quindi la lente, come vedete, è un po' scura, ma quando sono partito era completamente trasparente. Non si appannano mai, sono comodi, hanno il nasello regolabile, quindi si può stringere o allargare, e poi si possono cambiare le lenti facilmente. Esistono in un sacco di colorazioni diverse, vi metto qua il link per il sito e anche il codice sconto. Allora, un mese di grandi piogge, beh, il consiglio per uscire anche quando piove è uscite anche quando piove. Il problema delle piogge è che i sentieri sono troppo vegetali. Ah. Troppa vegetazione. Approfittiamo di questo giro con luce, come dire, cangiante per provare questi occhiali. Sono lenti fotocromatiche e quindi vanno, se non ricordo male, da un grado 0 a un grado 4, quindi da questo tempo a sole, e dovrebbero scurirsi man mano che fuori c'è più luce. Per ora tutto bene, comodi, sì, belli ventilati. Allora, questo è un bel drop naturale che è, diciamo, è stato montato grazie alla frana e alle piogge di questi giorni. Mucche! E allora, questo è un consiglio davvero pro quando piove, che siete in bici, se avete il giacchino e il coprizaino. Molti zaini da mountain bike ce l'hanno integrato, come ad esempio alcuni modelli di Evoque, altrimenti si va serenamente da Decathlon e si trova il coprizaino impermeabile. Importante perché uno, non bagni lo zaino, la roba che c'è dentro. Due, non sporchi lo zaino, così poi non devi lavarlo. E poi giacchino. Giacchino, intanto questo quanto è figo con questa fantasia. Bello impermeabilotto. Non mi ricordo quante colonne d'acqua. Ma soprattutto questo. C'è la tasca qua e poi c'è il cappuccio che copre anche il casco, così uno non si bagna la zucca. Va bene, possiamo proseguire. Grandi panorami, grandi panorami, grande verde, grande acqua, grandi guadi, 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 guadi quanta acqua, signora mia. Però la roba bella dei giri in bici sotto la pioggia è che difficilmente te ne penti. Allora, poi secondo me la discriminante è l'attacco del giro, cioè se diluvia quando scendi dalla macchina, per me no. Se il tempo è incerto e la prendi mentre pedali, oh, basta attrezzarsi. Ormai poi con l'abbigliamento che c'è si resta anche facilmente asciutti. L'impermeabile che ho io è super impermeabile, quindi io sono assolutamente asciutto, non ho assolutamente freddo. Fanno anche pantaloni lunghi e pantaloncini corti, impermeabili. Forse la discriminante è il peso che ha un pantaloncino con del zuppo d'acqua. Per il resto a me non dà molto fastidio, anzi per niente. Nuovo guado.
no, mi sono bagnato i piedi. E anche le scarpe, ormai sto lasciando le scarpe invernali, ma sembra da giugno, sarebbero un po' fuori stagione, ma ci sono scarpe che asciugano molto molto in fretta, tipo le Rime della Specialized. Amici, guardate che luogo ameno, allora, a meno che non l'abbiate fatto, visto che siamo qua sotto la pioggia esclusivamente per voi, iscrivetevi al canale, pulsantino in basso a destra, vi porta via mezzo secondo, ma soprattutto potete fare l'asciutto delle vostre belle case mentre io sono qui a prendere pioggia. Sarà divertente questa discesa qua, un po' umida, un po' radicciosa, ripida a tratti, e poi c'è anche la pietraia. Vabbè, ormai che torniamo a casa puliti domani, lo sappiamo, l'importante è tornare anche in piedi. E c'è la corrente questo. Grazie. Se c'è la corrente possiamo caricare le batterie. Senti qua. Bello scavello. Molto scavello. Perché poi l'altra roba che non bisogna lasciare a casa quando si esce con i perigini sotto l'acqua è la speranza che esca il sole. Senti come modulabilità che hanno questi Maven. Permesso. Opa. Oh, adesso ci divertiamo qua sul bagnato, sulle pietre. Andiamo. E il segreto sembra frenare il giusto. Né troppo né poco, perché su queste pietre qua bagnate non bisogna prendere velocità. Che bella cammellata. Ed ecco che adesso che è uscito il sole le lenti diventano completamente specchiate. Devo dire che mi stanno piacendo molto questi occhiali, non sono mai appannati né in salita né tantomeno in discesa. Lente bella chiara ma che protegge molto bene anche dal sole. Ecco quanto sono specchiate queste lenti. Facciamo un momento inception. Ecco il primo vincitore del Camel Trophy. Challenge non superata. Secondo concorrente della challenge. Vai, vai Simo! Vai, credici, Bom! Voleva fare il bunny hop, niente. Challenge non superata. Terzo concorrente. Niente, si arrendi già prima. Allora, pietrame. Viscido giusto, stare belli concentrelli, scegliere le linee, outside the pione. Vabbè, abbiamo avuto la prova che le pietre non tengono niente. E qua qua si poteva fare, ma oggi è troppo viscido.
Niente, l'unica per stare in piedi su ste pietre quando sono bagnate e non frenare, stare più dritti possibile e scegliere bene le linee, che sono regole che valgono un po' dappertutto. Un sacco che lo facevo questo giro, sono contento di averlo rifatto anche sotto la pioggia, dai. Comunque anche questo sentiero un bel allenamento per la all around. Vi siete iscritti? Se vi siete iscritti ditemelo nei commenti e ci vediamo in Valle d'Aosta tra un mesetto. Qua le pietre credo che siano finite. Secondo me fa un po' finita anche il sentiero, torniamo sulla strada. Questa bisogna rifarla. Sella bassa e agilità. Ma guarda un po' dove siamo sbucati. Alla chiesa di Prajotto. Ciao. Mucche! Non è vero che non si appannano gli occhiali, come tutti gli occhiali quando ti fermi, un po' si appannano ma si spannano velocissimamente. Quindi, poi ovviamente quando vai avanti e prendi aria, non si appannano. Si appannano se magari respiri dentro la giacca, fai un po' di condensa. Allora, il sole intanto se n'è andato. Il mio fantastico occhiale Victgol è tornato trasparello. Occhio alla testa. Tronco! Altro che la West Virginia. Troppa verdura per i miei gusti. Troppa verdura. Situazione pioggia non benissimo. Confidatevi della previsione. Ultimo pezzo del sentiero. Siamo nel bosco, c'è il sole. Ma si sgoccia. Comunque alla fine la roba più importante da portarsi quando si esce con un giro con la pioggia è la voglia di divertirsi, la forza di non scoraggiarsi.
ma non c'è una volta una in cui mi sia pentito di essere uscito con la pioggia, o almeno di aver preso la pioggia durante il giro in bici. Oh, adesso qua facciamo lavorare sta molla. Oh, anche il ponte, ma che bellezza! Il problema del giro col bagnato è poi gestire il dopo, cioè il rientro in macchina. Non è della bici e della roba bagnata, ma abbiamo dei trip anche per quello. Giollone! Beh, vado un po' come in macchina, se ti parti dietro e il freno leggermente tirato molla e la bici si riprende. E l'altra cosa da portare è un giro sul bagnato, soprattutto se prevede pietre come queste. Prudenza! Andate al cop su Strava e portate a casa voi stessi, ma soprattutto la bici intera, o al contrario, non mi ricordo mai il livello di priorità. Arrivati, e allora adesso c'è il problema di dove mettere tutta la roba bagnata e la bici. Beh, insomma, qua si va di buon senso, quindi consigliamo una borsa con dentro la roba pulita, un bel asciugamano, ricambi e soprattutto un sacchetto dove mettere la roba bagnata e sporca. Per la bici, se avete come me il portabici da gancio di traino, non è un problema, è anche comodo lavare la bici. No, oh, l'autolavaggio non si può. Sì, sì, si può, basta non esagerare con la pressione nei punti in cui può entrare l'acqua, si toglie il grosso e poi a casa si lubrifica, si asciuga, si fa una roba di fino. E allora, ho detto che non mi sono mai pentito di essere uscito anche quando pioveva, ed è così anche stavolta. Non sono neanche pentito dei miei Vict Gol. Fighi, mi sono piaciuti, non si appannano, si scuriscono quando c'è il sole, si schiariscono quando il sole non c'è. Arrivano nella loro bella custodietta con anche il supporto per le lenti. Pannetto, sacchetto, microfibra per pulirli. Sono piaciuti, vi lascio in descrizione il link. Dopodiché, se questo video vi è piaciuto, mettetevi il piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Ci vediamo al prossimo.